siamo molto soddisfatti anche come personalmente come assessore alla sicurezza, perché è stata una sinergia tra diversi assessorati, tra il mio ovviamente, quello al commercio dell'assessore Bordilli, quello dello sviluppo economico dell'assessore Vinacci e quello dell'assessore Campora all'ambiente, mettendo insieme anche delle sinergie di privati. Abbiamo visto la collaborazione degli amministratori condominiali che pagheranno la rimozione dei graffiti, la pulitura dei voltini, e poi naturalmente le competenze dei vari assessorati, ognuno per la sua parte, quindi dalla parte economica alla parte proprio organizzativa. In più abbiamo anche avuto una grande collaborazione da parte del CIV di zona, che puliranno a loro spese le serrande dei negozi, che anche quello contribuivano a dare un'immagine un po' di degrado a Sottoripa. Si parla sempre di sinergie pubblico-privato, in questo caso ci sono proprio dei soldi che vengono erogati per questo progetto? Beh sì, assolutamente, diciamo che comunque anche i soldi pubblici sono poi dei privati. In effetti questo progetto è stato sottoscritto da 10 realtà diverse, il comune più altre 9, e il 77% delle risorse le ha messe il comune di Genova, ma questo non va inteso come il comune contro, ma il comune come qualcuno che dispensa denari che in realtà poi sono dei cittadini. L'anno scorso abbiamo inaugurato le parole luminose, una di queste era benvenuto, declinata in tutte le lingue. Quest'anno c'è un progetto per il restyling di Sottoripa. Sì, esatto, sono molto contenta perché è un progetto sistematico ora, cioè quindi dei momenti a spot si arriva finalmente a lavorare fortemente su una zona che sia commercialmente ma anche come turisti è il fulcro vitale, perché è la porta che porta dentro nel nostro centro storico, quindi fondamentale è un lavoro di forte sinergia pubblico e anche privato. Ecco, su queste zone serve assolutamente questo lavoro di una sinergia veramente forte per arrivare a un fine comune, quello della bellezza dei nostri luoghi, sia per poterli visitare, sia per poterli vivere e sia per anche poterci fare sano commercio. Si tratta solo di 200 metri lineari, ma importantissimi. Fondamentali, perché quella è proprio la porta su una delle zone più turistiche di Genova, che è il Porto Antico, e abbiamo verificato come molte volte, a partire spesso anche dalle guide turistiche, non transitavano lì sotto per vari problemi. Prima di tutto per questi gruppuscoli di gente dedita al bere e alle volte anche allo spaccio, al microspaccio, che attenzioneremo ovviamente sempre in maniera maggiore insieme anche all'aiuto delle forze dell'ordine, polizia e carabinieri, ma anche proprio per una zona che, anziché essere la più bella, proprio perché è un biglietto da visita per il Porto Antico, rischiava di essere una barriera per il Porto Antico e anche una barriera per l'accesso al centro storico che sta dietro, da Piazza Banchi, via San Luca e tutte le altre nostre vie belle del centro storico. A causa del ponte la Polizia Municipale ha dovuto diminuire il presidio, però adesso arrivano dei nuovi agenti. Ci siamo subito posti il problema, che era quello di aver spostato un sacco di agenti per la viabilità intorno alla zona del Ponte Morandi, che ha creato ovviamente una diminuzione degli agenti su altri servizi, tra cui anche quelli del centro storico. Infatti è stato anticipato il concorso per gli agenti, in modo che a fine gennaio noi abbiamo delle energie nuove che impiegheremo anche per il controllo del centro storico. Un protocollo molto importante per il centro storico. Assolutamente sì, intanto perché proprio materialmente viene riportato a nuova vita un bel pezzo importante del centro storico, che è la parte di Sottoripa, che è il biglietto da visita della città per i turisti. E poi un bel esperimento, perché si vedono tutti i protagonisti della società civile che insieme all'amministrazione rispondono sia ad un progetto innovativo e importante. Quindi tutti i protagonisti hanno messo la massima disponibilità per realizzare quello che oggi abbiamo firmato, un protocollo davvero di importanza notevole per la città. E anche i privati si sono coinvolti in questo progetto. Certo, infatti questa è la parte fondamentale. I privati hanno risposto sì, perché è un progetto dell'amministrazione serio, i privati ci hanno creduto, e anche tanti che onestamente pensavano di abbandonare la zona, perché in effetti è ricca di problematiche che sono ben note, invece vedendo questa volontà hanno resistito e hanno dato la loro massima disponibilità.